Era una goccia. Io vi ringrazio. Non vi posso dire porto il saluto dell'amministrazione perché non sono stata delegata a nessuno, quindi sono venuta per il mio interesse che ho sempre avuto nei confronti della salute, dell'ambiente, anche nei confronti della medicina democratica, alla quale mi unisce una lunga storia di collaborazione, di partecipazione diciamo, di interesse. Però insomma voglio dire, sono vicepresidente di questo consiglio comunale. Voi sapete che sulla base di una efferata legge del 1993 i consiglieri comunali, i consigli comunali hanno quasi nessun potere, e prima del Porcellum c'è stata questa legge del 93. Il Porcellum è sicuramente una delle cose peggiori, ma insomma non scherziamo neanche sulla legge comunale, che diciamo l'eletto alla fine rimane lì, insomma, a prendersi delle responsabilità per quello che riguarda i bilanci, per quelle che riguarda in alcuni casi i territori, ma diciamo non ha nessuna poi possibilità, capacità di interagire con l'amministrazione. Ed è stato, secondo me, il primo guasto che è stato introdotto alla nostra, all'interno della democrazia. Un giorno, se volete, faremo anche un discorso su democrazia e salute, o se su democrazia e ambiente, su democrazia e tutto quello che volete voi, perché credo che noi viviamo sostanzialmente in un sistema di democrazia apparente, sempre più magmatica, e quindi sempre più con meno poteri da parte di chi è eletto. Faccio questa premessa solo per dire però che io sono a disposizione. Io sono venuta qui non per parlare, ma per, non avevo intenzione di intervenire, ma per ascoltare, per imparare, perché insomma l'ho presa un po' questa mia, diciamo, questo mio stand by nel Consiglio Comunale, l'ho preso un po' come un grosso corso di formazione in cui io ascolto molto, poi quello che posso fare lo faccio, nel senso che quelle interrogazioni che posso fare, quegli ordini del giorno che posso fare, quelle spinte che posso fare, le faccio. E da questo punto di vista, loro lo sanno, insomma un po' tutti lo sanno, sono assolutamente a disposizione. Per raccogliere tutte quelle che sono, diciamo, le cose interessantissime che sono state dette, e soprattutto devo dire l'ultima davanti, questa campagna mi intriga moltissimo, ma insomma la ritengo proprio essenziale. Si potrebbe creare, credo, un gruppo, un'unità di crisi, no? Proprio per questi tre quartieri che tu hai citato, si potrebbe creare un'unità di crisi, e a partire da questo non solo diciamo premere sul sindaco perché scriva, inneschi un tavolo con Caldoro e con l'assessore alla regione affinché determinate cose si facciano, e credo che qui sia estremamente importante innanzitutto la conoscenza, e quindi quel registro tumore, quel registro cose che abbiamo chiesto, siamo andati a fare le manifestazioni, io sono venuta a fare le manifestazioni non solo sotto la regione, ma davanti al Pascale, davanti al Cattarelli, eccetera. Diciamo che forse, insomma, come potere di spingere, di indirizzare, questo ce l'abbiamo. Da questo punto di vista, come ho sempre fatto anche nella mia attività di avvocato, che mi sono sempre, diciamo, dichiarata a disposizione di tutti, e io sono a disposizione di tutti i comitati, del tuo in particolare, perché credo che sia la cosa più cogente, anche la cosa che più facilmente si può fare e si può ottenere, e quindi mi dichiaro a disposizione. Datemi i dati, non sono così preparata, diciamo, non sono preparata in questo campo. D'altra parte penso che sia un senso di giustizia, sia un senso di chiarezza, di onestà, quello di dire che uno non è un tuttologo, nessuno credo sia tuttologo, ma per quello che è il mio ruolo
lo posso raccogliere e posso trasformarlo in ordini del giorno, in indirizzi politici, in interrogazioni. Utilizzatemi per questo. Grazie.